Questo permetterà naturalmente di alleggerire tutto il transito. Demolizione di Monte Verona. No, apri tu. Noi siamo, almeno io personalmente, cerco sempre di filtrare un po', di fare filtro rispetto a queste esigenze, perché sono di organismi. In questa occasione, con questo organismo, con questa intesa, abbiamo invece fatto passi molto. L'attuale condizione dei corridoi europei della mobilità, i cosiddetti corridoi della rete TEN-T, è come se l'Italia non esistesse. Questa dorsale adriatica per le così marginali ed emarginate era una cosa assolutamente intollerabile. Condotto con l'Europa per rivedere queste reti, noi abbiamo ritenuto necessario, opportuno. La stessa richiesta con un corredo è stato anche prima sommare e a un passo dall'ottenere uno storico risultato. Le interlocuzioni che abbiamo prioritari rispetto ai quali colmare questo divario, almeno iniziare a colmare questo divario. La Commissione europea andrà a definire la nuova rete con le nuove integrazioni. Anzi, per il cargo la linea adriatica diventa ed è la principale linea e quella tirrenica è operata, diventa una grande infrastruttura logistica. A questo si aggiungono quindi 5 miliardi messi in bilancio, sono per noi il segnale decisivo che nel negoziato fuori dall'orbita di finanziamenti previsti negli ultimi 2-3 anni abbiamo recuperato molto terreno. Insomma, io credo che questo gioco di squadra istituzionale i propri cittadini, quindi grazie a tutti per l'attenzione. Sono certo che se continueremo a lavorare con questo spirito di coesione e di cooperazione, colleremo quel divario e faremo un grande servizio non solo ai nostri cittadini ma all'Italia intera, perché l'Italia non può mai competere con il resto dell'Europa. Quell'autostima, quell'orgoglio che normalmente tutti coloro che un po' riescono a farsi ascoltare come questo, perché ci sono delle assurdità in questa mappa che evidentemente nessun altro poteva rilevare. Cioè, sto un po' ironizzando, devono poi rendersi conto che esistono molte delle resistenze, molte di queste aree sono persino uscite dall'Abruzzo. I nostri sistemi economici in modo così violento, noi rischiamo di essere risultati umani, paesaggisti. Non sapevo che il professor Giunelli facesse parte della squadra, mi chiedo scusa, però siccome non... ...ospitalità, un grazie al Presidente Marsizio per la sua anche capacità di coordinare i lavori di questo riporto. Un anno fa a Pescara abbiamo sottoscritto un protocollo che veramente unisce una dorsale che ha coincidendo la fortuna e la ricchezza di questi nostri territori. La volontà di unirci intorno ad un tavolo per